Château de la Napoule è sicuramente un meraviglioso castello sul mare, dove ci sono dei giardini bellissimi, curati, ben tenuti, e secondo noi è anche uno dei posti più belli visti in Costa Azzurra. Fu rilevato nel 1917 circa da un miliardario americano, appunto Henri Clé. E pittore e scultore che con la moglie Marie decisero di ricostruire completamente il castello partendo proprio dai resti del forte, in particolare dalle due torri. E poi la cosa che ci ha colpito è stato anche che sulla parte anteriore del cancello vi è l'incisione Once Upon a Time, che vuol dire c'era una volta, e annuncia l'ingresso sicuramente per noi in un posto fuori dal tempo. Il castello della Napoule oggi è conosciuto soprattutto per il suo stile neomedievale. Nasce dalla fantasia di questi due artisti, marito e moglie, Henri e Marie Clé. In quel periodo, quindi nella Costa Azzurra degli anni 20, fu luogo di incontro d'artisti, dandy, intellettuali, principesse e principi, alle mostre, quindi anche, se vogliamo dire, ai deliri artistici dei proprietari del castello. Henri e Marie Clé, si dice che fossero molto innamorati. Intanto si incontrarono in seconde nozze ed ebbero un figlio. E dopo la nascita di questo figlio si trasferirono al castello della Napoule per comunque migliorarlo e per dare sfogo alla loro arte. Si dice che dopo la morte di Henri, Marie lottò duramente intanto per rimanere al castello e conservare le opere del marito. Che visse nel corpo di guardia e per conservare gran parte delle opere di Henry, addirittura le seppellì nei giardini del castello per riuscire a salvare questa arte del marito. Thank you.
castello c'è anche un ristorante bar che viene spesso utilizzato per matrimoni e cerimonie, e praticamente mangiando, pranzando lì si ha una vista meravigliosa, e consiglio a tutti di fermarsi a mangiare qualcosa, a bere qualcosa in questo bar ristorante. Grande amore tra Henri e Marie Clieu, e tanto che quando morirono vennero sepolti in una cripta dal lato opposto del castello, seguendo uno stile che evoca l'amore eterno e quindi la complicità di coppia. E infatti le due tombe sono socchiuse come se il loro spirito potesse uscire e incontrarsi di nuovo in un'altra dimensione. Una visione così romantica che mi ha colpito, che ci ha colpito, ed è stato bellissimo immaginare l'amore eterno tra questa coppia, ecco. Grazie, la visita fatta al castello. Château de la Napoule, andate a visitarlo e veramente vedrete delle opere bellissime. E allora, il giardino costa 4 euro, per la visita interna del castello sono 6 euro. In totale sono 6 euro, ok? Beh, comunque ve lo consiglio perché merita tutto. È comunque un posto splendido, dopo vi mettiamo tutti i linkati sotto. E le info, tutte sotto. Viaggio e vi torni, vi saluta. Ciao, alla prossima. A presto.